Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Oggi proveremo a eliminare l'ottava rivale, quella tutta pucciosina e carina chiamata Komako che tutti quanti adorano perché è la waifu dell'Academy Hite. Come vedete, ho preparato una schermata di debug in cui tutte le altre rivali sono state eliminate con i metodi canonici. So già che partirò con un tremendo svantaggio, ma comunque sia facciamo un tentativo e cominciamo la partita. Yamato Nadeshiko. È una frase giapponese che si riferisce al concetto tradizionale di donna ideale. Una donna che è pura e femminile, gentile, graziosa, umile, paziente, fedele, mite, silenziosa, timida, che tiene la casa pulita, fa un sacco di bambini e rispetta sempre il proprio marito. Che sa stare al suo posto. Yamato Nadeshiko. Spesso sento dire che questo tipo di donna si estinguerà presto, che è molto raro trovare una donna che incarni tutti questi valori in questo periodo. Ma c'è una ragazza qui all'Academy Hite che a quanto pare corrisponde perfettamente a questa descrizione. La ragazza più popolare della scuola. Ogni ragazzo la vuole, ogni ragazza vorrebbe essere lei. Persino il mio senpai è caduto sotto il suo incantesimo. Beh, è il momento di infrangerlo, questo incantesimo, mia cara strega che ha incantato tutti quanti. Vorrei macchiare la sua perfetta reputazione e rendere i suoi fan adoranti dei nemici. Ok, andiamo a bullizzarla severamente. Ecco, a questo punto del gioco voi dovreste essere molto più attrezzati di quanto non lo sia io, perché la nostra povera Ryoba in questo momento ha le statistiche a zero perché la partita è appena cominciata, ma voi dovreste avere alzato al massimo sia la psicologia sia la seduzione attraverso la lettura di vari manga. Perciò perlomeno inizierò col comprarmi le mutandine da pettegolezzo, ecco. Ecco fatto, mutande equipaggiate e speriamo bene. Ecco qua Komako, piccolina, ma quanto è carina e pucciosa lei che fa i bento per senpai. Intanto cominciamo a spettegolare, vediamo che succede. Nel dubbio, visto che non conosciamo bene la nostra rivale, diremo che le piace un sacco la violenza. E adesso continuiamo su questa strada, così almeno i pettegolezzi diventeranno sempre più intensi, anche se la mia reputazione fa sempre più schifo. Ecco, la reputazione di Komako sta cominciando a scendere, siamo già a più 64. Mi raccomando, comunque cercate di rimediare al vostro calo di reputazione, altrimenti finirà che il vostro salvataggio perfetto poi alla fine non sarà più così perfetto. In effetti, per semplificarvi un pochino la vita, potete sempre entrare a far parte del club di giornalismo. In questo modo potremo influenzare i valori della scuola in vari modi, per esempio migliorando la reputazione di Ryoba, migliorando l'atmosfera scolastica oppure peggiorando la reputazione della rivale, che è quello che sto per fare. Perciò adesso ho un cappello bellissimo e andrò a scrivere subito un articolo contro la piccola cara Komako. Premiamo il tasto F. Mi avete detto tutti che purtroppo questo abbassamento della reputazione non è istantaneo, ma avviene il giorno dopo. Perciò aspetterò con pazienza che avvenga la magia. Eccola qui, lei che sta parlando, con anche il suo spasimante già pronto, a cui racconteremo subito un bel po' di cattiverie. Ok, la reputazione di Komako adesso è meno 8, stiamo cominciando ad andare nello spettro del negativo. Non devo far altro che continuare in questo modo e sperare che non ci siano bug. Ok, la mia reputazione in questo momento ne sta risentendo, infatti è scesa di 40 punti, però guardate la reputazione di Komako, è già a meno 60, ecco, ed è solo il suo primo giorno di scuola. Ok, purtroppo adesso mi devo beccare 53 punti in meno per quanto riguarda la reputazione, che è quasi tornata neutra. Tuttavia, come potete vedere, c'è chi se la sta cavando molto peggio di me. Perciò adesso andiamo a lezione e non pensiamoci troppo. Sono sotto di 345 punti studio, ma ok, me ne farò una ragione, ecco. Questa signorina mi sembra ancora un po' troppo di buon umore, non va bene, dovrebbe essere più depressa di così, la sua reputazione sta andando a scatafascio. Perché non sei depressa, bimba? Perché? Ok,
Ok, e con quest'ultima spettegolata siamo a meno 152. Direi che è più che sufficiente per convincerla ad abbandonare l'istituto. E ovviamente io ci ho rimesso dell'alta reputazione, ma lei sicuramente ce n'ha rimessa molta, molta di più, mia cara, bellissima ed elegante ragazza che incarna il concetto di donna ideale giapponese. Comunque per oggi ho parlato praticamente con tutti, me ne posso anche andare a lezione di nuovo. Kumako è assolutamente devastata dall'insopportabile livello di bullismo che sta subendo e mentre torna a casa da scuola comincia a pianificare una soluzione un po' drastica. Ops! E io che volevo soltanto bullizzarla in modo da convincerla a smettere di frequentare la scuola. Dinner's ready! Ok, diciamo che mi dispiaceva un pochino per Kumako, perciò ho rigiocato questa giornata e adesso l'ho portata a meno 104 di reputazione, perché tutto sommato è un po' esagerato, non volevo impiccarla, ecco. Perciò adesso limitiamoci a non spettegolare più, la mia reputazione adesso è scesa di 48 punti, ma va bene così, andiamo a lezione, non pensiamoci troppo. Kumako mi continua a sembrare un po' troppo di buon umore per essere una che vuole andarsene da scuola per cause dovute al bullismo, però... chi sono io per giudicare? Andiamo a casa e speriamo che se ne vada senza giocare a Sayori Simulator, ecco. Kumako non sopporta più il bullismo e i maltrattamenti a cui è soggetta per colpa della sua reputazione danneggiata. Pertanto sceglie di disiscriversi dall'Academy Haite e di non tornarci mai più. Bravissima bimba, siamo tutti felici per questa tua decisione. E se guardiamo le nostre statistiche, scopriamo che la rivale numero 8 è stata bullizzata a scuola e adesso non la frequenta più. Brava, 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 non finirò mai di complimentarmi con Kumako. E io adesso mi potrò frequentare il resto della settimana in santa pace per poi sistemare il matchmaking, perché la prossima rivale da eliminare prevede che io la faccia innamorare di qualcuno di magico e speciale, cara la mia Chigusa, ma questo lo vedremo nei prossimi video. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e mi raccomando fatemi sapere se avete eliminato in modo facile Kumako. Alla fine, in questo secondo round in cui Kumako non è morta, sono riuscita a eliminarla senza nemmeno far parte del club di giornalismo. Non che in realtà ce ne fosse stato bisogno, in fondo sono bastate le mie mutandine sexy e un po' di persuasione. Grazie a tutti, alla prossima, con il magico mondo dei metodi di eliminazione più o meno pacifici e Kira Eternal Love, ciao! E mi raccomando, fatemi sapere come va la vostra perfect run e se effettivamente avete preferito eliminare Kumako in maniera pacifica o se l'avete tenuta un po' in sospeso. Ciao ciao!